Torregrossa non la prende, Chancellor, Fazio, Andrenacci, rete, che la palla sia entrata, poi Kalinic, sì, sì, no, è arrivato al fisco, il gol di Federico Fazio. La palla è entrata, perfetta naturalmente la goal line technology. Perez, confronto panchina Kolarov. Carles Perez verso Kalinic, controlla Kalinic, 2-0 per la Roma, l'ha messa dentro Kalinic con facilità, terzo gol in campionato, 2-0. Bruno Perez, scatta Zaniolo, taglio di Zaniolo, premiato, la prende, entra in aria, Zaniolo in porta e ritrova il gol, Nicolò Zaniolo, 3-0 per la Roma. Kolarov su punizione respinge Andrenacci, trova però il gol e capitalizza la superiorità alla Roma al 48esimo terzo del secondo tempo. Dice Calvarese che è arrivata la segnalazione della goal line technology. Primo gol dell'argentino in questo campionato. Al minuto 62 la Roma la indirizza definitivamente dalla sua parte con il ritorno al gol di Nicola Kalinic, che giocava a titolare al posto di Edin Dzeko. Il gol proprio di Nicolò Zaniolo, che torna a segnare 204 giorni dopo l'ultima volta e soprattutto mettendosi alle spalle il lungo periodo di assenza e sofferenza causa rottura del legamento, e il suo quinto gol in questo campionato di Serie A. Brescia è vicino al gol dell'1-3. Ma... angolo di Pellegrini. Male la difesa del Brescia, meglio Fazio, la conclusione respinta da Andrenacci, palla che forse ha varcato la linea e si conferma Calvarese. È buono il vantaggio Roma, il primo gol in questa di Federico Fazio, il secondo stagionale, la palla ha varcato tutta la linea. Roma davanti, 1-0 al Rigamonti. A destra per Bruno Perez, si fa vedere Carles Perez, palla dentro, a vuoto Papetti, il controllo di Kalinic, lo stop a seguire che manda fuori gioco Andrenacci e poi compito facilissimo per Nicola Kalinic, la rete del raddoppio Roma, terza rete in campionato per Nicola Kalinic, tutte in trasferta dopo la doppietta di Cagliari. Perotti, il monito, corridoio centrale da percorrere, il filtrante per Nicolò Zaniolo, il sinistro sul primo palo, la rete del 3-0, cancella le nubi degli ultimi sei mesi, Nicolò Zaniolo torna al gol che gli mancava da 204 giorni, 3-0 Roma sul Brescia. Vediamo la battuta da parte di Lorenzo Pellegrini, palla in aria, la manca Torregrossa, la manca il Brescia, conclusione Andrenacci, se la mette in porta, se la mette in porta. Sul tiro l'arbitro però che cosa ha visto? Probabilmente sta segnando che il gol è il primo tiro, quello di Fazio. Ah, fallo di mano. Perché no, ha indicato il suo orologio che dà la goal line technology e quindi dice era già gol, perché sul tiro di Fazio c'è stata la parata di Andrenacci che poi però si è lasciato sfuggire il pallone compromettendo un po' la partita. Ecco la palla gol. Attenzione perché la Roma trova il raddoppio proprio con Kalinic, ancora una volta errore del Brescia, palla dentro l'area piccola e questa volta Kalinic non poteva proprio sbagliare. Palla che viene recuperata dalla Roma, ancora con Perotti, il taglio, Zaniolo, sinistro, rete! Zaniolo torna al gol, buca le mani di Andrenacci, il Brescia protesta ma il gol di Zaniolo sinistro, ha seguito l'azione, chiedevano forse un fallo dall'altra parte dell'azione, Calvarese dice semmai se ci fosse il fallo interverrà il VAR, non so di che fallo stiano parlando quelli del Brescia, gran gol di Zaniolo. Fuori sicuramente Scrub, intanto seguiamo però il calcio d'angolo, mucchio dentro, palla che rimane lì, la conclusione di Fazio, gol! Il gol di Federico Fazio dunque, che trova l'acuto vincente, dunque 1-0 Roma, il gol di Fazio, c'è stata un'incertezza. Attacca ancora Mangraviti, Bruno Perez vuole filtrare, Carles Perez cerca la giocata offensiva per Kalinic, ancora Kalinic, la sua conclusione, il gol di Nicola Kalinic! Sull'assist perfetto questa volta da parte di Carles Perez. Che palla ha messo Carles Perez per Nicola Kalinic. Attenzione a Nicolò, palla sul sinistro, gol! È tornato anche Nicolò Zaniolo e arriva il gol del 3-0.